Ciao a tutti ragazzi e benvenuti. Oggi siamo qui con un nuovo video offerte su giochi PS4 e PS5. So che abbiamo veramente tantissime offerte molto buone su tantissimi giochi, quindi c'è tanto per tutti. Però prima di iniziare vorremmo farvi una piccola precisazione, cioè non una precisazione, un avviso, ovvero per quelli che sono interessati ad altri tipi di giochi, abbiamo deciso che nei prossimi giorni inizieremo a fare le offerte anche dello store Xbox e dello store Nintendo Switch. Beh no, per chi è interessato ad altri tipi di giochi, per chi gioca anche da altre console. Vabbè sì, magari ci sta chi segue PlayStation però, oppure chi ha aperto questo video ma non ha una PlayStation, ci può stare. Comunque iniziamo subito con questi sconti estivi. Questi sconti estivi risparmiano fino al 70%. Ah, questa grafica ti fa schifo. Ah sì, mi fa schifo, non mi piace proprio. È una grafica un po' strana, sembra un fondale marino che però sta su, si capisce da solo. Ah, iniziamo, c'è tantissimo da commentare, quindi questo video sarà un po' più lungo rispetto ai soliti video acquisti, eh? Che acquisti? Video offerte, vabbè. Video offerte che poi diventano video acquisti, digitali. Allora, iniziamo subito. Ah, Call of Duty, ovviamente siamo entrati in quell'arco dell'anno che non conviene più, perché ormai a novembre esce sempre il nuovo. Perché questo è quello che è uscito quest'anno. Vabbè, 2020. Ottobre-novembre 2020. Sì, vabbè, però si conta come quello di quest'anno. Però è un prezzo un po' troppo alto, considerando che uscirà prossimamente il prossimo e molti rimane li venderanno usati a sui 20 euro. No, comunque no, bocciato. Su Hitman è uscito a gennaio, prezzo troppo alto, nulla di che in questo caso. Spider-Man Miles Morales, allora, qui il discorso... No, vabbè, non troppo alto, assolutamente. Perché si rimanda alla recensione che abbiamo fatto, ovvero 45 euro Miles Morales, troppo costoso, per un'esperienza, per quanto bella, troppo breve. La Ultimate Edition include anche la remastered del primo Spider-Man. Se è ancora più alto. È vero che include due giochi, però sì, Spider-Man standard a 20 euro va bene pure. Però Miles Morales a 40 no. Diciamo in questo caso, se proprio volete comprarla, che non state più nella pelle, dovrete comprarla con il ragionamento che pagate 50 euro per la remastered di Spider-Man, che include anche tutti i DLC, e gli altri 15 euro per Miles Morales. Prezzo buono invece per gli utenti PS5, ovviamente per il remake di Demon's Souls. No, non è vero, 60 euro invece di 80 è tantissimo. Però è un prezzo buono perché comunque è pur sempre un'esclusiva, e i giochi PS5 ora sono in quella fase infame, no? Pure come quando era uscita la PlayStation 4, i giochi li pagavi tantissimo anche dopo un anno che usciva. Vabbè no, però se non l'avete giocato vi consiglio di aspettare un altro po' perché è troppo. Vabbè, diciamo, essendo uscito a novembre in effetti è tanto. Returnal invece il prezzo è sempre alto perché comunque è sempre 60 euro, però essendo un gioco che è uscito comunque da poco, esclusiva, e che ormai i standard sono di 80 euro, è come un 40 euro per i vecchi giochi di 70 euro, quindi se proprio vi interessa, a noi non interessa, quindi non lo compreremo Returnal, però per cui siete da quelli che volevano comprarla a un prezzo più normale invece dei nuovi 80 euro, 60 ci sta. GTA 5, vabbè. Beh, sempre 15, sempre 15 euro ormai il prezzo fisso. Anche se adesso è ancora più sconsigliato visto che uscirà la versione next gen. It Takes Two invece... 30 euro invece di 40. Se non l'avete ancora preso, ti consiglio di aspettare un calo di altri 10 euro, almeno così scende a metà prezzo. Sì, perché comunque è digitale. Digitale lo trovate sempre e col tempo cala ancora di più. Se era fisico può già diventare più raro, digitale no. Poi andando avanti abbiamo Fall Guys, che è in offerta 11,99€ invece di 20 euro. Beh, uno sconto minimo. Però Fall Guys sta venendo supportato, proprio oggi su Twitter hanno annunciato che presto arriverà la serie 5, quindi ci sta forse qualcuno che ci gioca quando va. Beh, per me è troppo costoso però. Vabbè, noi l'abbiamo preso gratis col Plus. Perciò. Per me 5 euro al massimo. Red Dead Online, che quando è uscito è stato in offerta a 5 euro, il prezzo fisso è di 20 euro, adesso se ne offerta 10 euro 9,99. Prezzo che comunque personalmente sconsiglio, visto che Red Dead Redemption 2 costa 24 euro ed include anche l'online. Sì, infatti è sconsigliato comprarlo da solo. Monster Hunter World 15 euro. Vabbè, no, è uno sconto minimo, non conviene. Il gioco è del 2017, quindi no. Anche perché si trova pure nella Plus Collection di PlayStation 5, quindi sconsigliato. Esatto, meglio lasciar stare. Questa è l'espansione di Monster Hunter World, ovviamente. Ah, Metro Exodus 10 euro.
Non è male come prezzo, eh. Sì, però è uscita anche la versione next gen, quindi... Ah, e questa non c'era l'upgrade. No. Truffa assoluta invece la Legendary Edition di Mass Effect 54 e 59 invece di 70, cioè proprio uno sconto che te lo metto. Così. Proprio per dire lo sconto, ma no, assolutamente no, sconsigliatissimo. Vabbè, che comunque già 70 euro una remastered per quanto di una trilogia era già caro, almeno per me. Il prezzo giusto volendo dovrebbe essere sui 40, almeno fin quando non passa troppo tempo, poi si va sotto i 30. Naruto 4, 10 euro... Vabbè, come prezzo ci sta se proprio vi manca solo questo. Se no, lasciate stare. E il DLC invece di Naruto 4 con Road to Boruto a 15 euro. Un prezzo un po' truffa questo. Sì, un po' esagerato. Ah, però no, questo è la... Non è il DLC, mi sembra che è un altro gioco. No, no, è sempre il 4, però include anche il DLC. Quindi sì, è un buon prezzo, se vi manca il 4. Si capisce dal fatto che la copertina del 4 è inclusa sullo sfondo del... Sì, 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 è vero, sì. Quindi se non avete mai preso il 4, prendete questi, in questo caso conviene. Poi... No, Avengers no, 30 euro invece. 30 euro no, è una truffa. Abbiamo fatto anche una recensione, nulla di che. Outriders, stesso discorso, non ci ha colpito. Pensate, gratis su Game Pass e non l'abbiamo giocato. Immaginate quando ci ha colpito. Poi Phoenix a 34,99. Invece di 69,99 ormai è fisso a questo prezzo, quindi lo trovate anche tranquillamente in un altro momento. Sì, sì, da più o meno un mese dopo l'uscita è andato a questo prezzo e non si è più mosso, quindi potete aspettare. Se aspettate cala, se no potete comprarlo anche a questo prezzo qui. Assassin's Creed Unity 9 euro, per me è un prezzo che ci sta. Sì, sì. Considerando che di Unity hanno reso gratuiti anche tutti i DLC, sono proprio diventati free to play. 9 euro è un buon prezzo, personalmente nonostante un gioco molto criticato, io quando l'ho giocato qualche anno dopo l'uscita l'ho trovato comunque molto godibile. The Forest non l'abbiamo giocato. Però vabbè, è un buon sconto, 6,79€ invece di 16,99€. Mentre Man Eater, consigliatissimo. Sì, sta per uscire anche il DLC, mi sembra il mese di agosto esce. Include nuove evoluzioni e altro. Questa è la versione inoltre... E se la comprate, a differenza di quella che hanno dato nel Plus, che era solo PS5, questa, se comprate questa, avete doppio gioco su PS4 e PS5, quindi anche doppi trofei e doppio platino. È un buon prezzo, quindi in pratica sono due giochi identici, però due giochi al prezzo di uno, 23,99. Crash 4, 41,99. No, troppo costoso. Troppo alto. Troppo alto perché, come detto, il discorso 50 euro per un platform come Crash, li vale o non li vale? Li vale, ma un discorso quando il gioco era appena uscito. Adesso che un altro po' fa un anno, mancano 3 mesi, fa un anno, che è uscito ad ottobre, no. Troppo alto. Buon prezzo invece Verdi, 13 a 3,62€. Per divertirvi un po' con gli amici online, 3,62€ è un ottimo prezzo. Poi Odd World. Soulstorm è uscito da poco, nel senso che è uscito, mi sembra, ad aprile. 35€ è comunque un buon prezzo se proprio vi piace molto il genere. Sì, se no potete aspettare. For Honor mi sembra che è ancora supportato, quindi 4,50€ è un buon prezzo. È un gioco soprattutto online, per chi non lo sapesse. Ottimo prezzo la Royal Edition di Persona 5, Deluxe addirittura, quindi non quella che costa 50 ma costa 70. 28€ è un prezzo che ci sta. Sì, sì, questo sì. Subnautica non l'abbiamo giocato, però ne abbiamo sentito parlare sempre molto bene. Anche se 15 euro invece di 30 non è un prezzo che per me non mi convince, non lo comprerei. No, nemmeno io. Un po' troppo. Anche perché l'hanno dato anche gratis nei Days of Play. Quindi, quindi no. Spider-Man la GOTY a 30 euro in questo discorso veramente, cioè in questo caso veramente mi conviene comprare la Ultimate di Miles Morales. Sì, perché è troppo costosa. Sackboy 50 euro invece di 70 e lo stesso discorso un po' dei giochi PS5 Returnal e Demon. È pur sempre un buono sconto, però comunque è come se fosse uno sconto di 10 euro. No, vabbè, è troppo alto il troppo prezzo. Alto. Quindi per un gioco di novembre, poi a livello di Sackboy, il prezzo giusto adesso dovrebbe essere 35. Far Cry 5, 9 euro. Beh, 9 euro è un buon prezzo, dai, per Far Cry 5. Sì, però penso la Gold Edition include anche i DLC. Sì. Allora conviene più questa, perché vedi, il Season Pass da solo sta 15 euro. Ah, allora sì, in questo caso diciamo vi mette di fronte alla scelta, se per caso vi interessa solo il gioco, 10 euro.
19€. Se avete già il gioco, avete Season Pass 15, entrambi 18. Disco Elysium in tanti ne parlano benissimo. Noi non l'abbiamo giocato, però mi sa che sono in inglese. Sono in inglese, sì. Assassin's Creed Odyssey 15€, buon prezzo per il gioco in sé, visto che è molto molto longevo. Anche se la Gold non dovrebbe includere il Season Pass. No, mi sembra che... No, Assassin's Creed Odyssey no, non include il Season Pass, quindi conviene comprare la standard. Mafia Definitive Edition, questo 23,99€. È un ottimo prezzo se cercate solo il primo Mafia. In alternativa vi segnaliamo che più o meno su Amazon stanno mettendo a prezzo fisso la collection di tutti e tre i Mafia a 35€. Beh, quindi conviene quella se volete... Alla fine sono sempre giochi in più. Tipo nel nostro caso abbiamo giocato solo Mafia 3, vorremmo giocare tanto questo remake, però puntiamo più sulla versione fisica. A Dragon Ball Kakarot è sceso più o meno un po' di prezzo. Sì sì, è sceso perché l'altra volta stava a 35€, quindi è sceso di 10€. Adesso 35 c'è la Ultimate che include anche il Season Pass, che stanno continuando a caricare diversi DLC. 24,50 il gioco standard, in questo caso non conviene, conviene di più prendere la Ultimate. Sì sì, se non l'avete sì. Anche se il gioco se ne è uscito da un anno e mezzo, quindi è un po' vecchiotto, però è andato così bene che non cala. Crash Team Racing, sì, quasi fissa a questo prezzo. Sì, ormai, vabbè, ci va pure il prezzo più alto, però questo è il prezzo in cui va di solito in offerta, quindi se vi manca prendetelo. All'eccezione di quando lo trovate in bundle con Spyro o con la trilogia di Crash, si trova più o meno sempre a questo prezzo, poco più, che include più giochi. Però sì, se lo volete proprio tantissimo, 16€ merita il gioco. Andando avanti, Sekiro è entrato in quell'arco. In quell'arco di giochi che non calano. Si è fermato a questo prezzo e non scende più. Beh, sfruttando il fatto che è un gioco dell'anno che non ha avuto DLC. Quindi loro te lo hanno fissato a questo prezzo col bollino e lo devi pagare tanto. Vuole fare un po' tipo Breath of the Wild. No, comunque è troppo alto. No, io non lo comprerei a questo prezzo. Poi Judgment, in vista del 2 che uscirà a settembre, 25,99€. Sì, però magari con una 5€ in meno. Anche perché questa è solo la versione PS4, non è la versione PS5. Mm. Si deve comprare a parte, l'upgrade non è incluso. Quindi il gioco è bellissimo, noi l'abbiamo iniziato, è veramente spettacolare. Però sì, 20€ è un prezzo più giusto. Mentre Alex Kidd in Miracle World DX, il remake di Alex Kidd che noi dobbiamo ancora giocare, abbiamo comprato la collector, magari mettiamo l'unboxing qui. 16€ comunque è un prezzo giustissimo. Cioè se non avevamo preso la collector, io adesso l'avrei comprato a questo prezzo qua. Sì sì, è un gioco carino, comunque dura poco, però 16€ ci sta, anche se in realtà può calare pure a 10€. Beh, solo se lo volete proprio all'istante. Little Nightmare 2, versione PS4 con upgrade gratuito a PS5, 23,99€ invece di 30, perché questa è la standard, quindi senza nessun contenuto aggiuntivo. Diciamo va bene, però può calare ancora un po'. Però il gioco questo merita tranquillamente, sì, anche sì, il prezzo pieno. La collection di Batman, che include 1, 2, 3, tutta la trilogia, 19,79€, è un prezzo comunque giusto per tre giochi che comunque sono belli da giocare. Dragon Ball Xenoverse 2, io ho giocato solo il primo, però 10€ è un prezzo giusto, anche se facendo parte di PlayStation Hits è più o meno il prezzo fisso da anni. Però questo è senza DLC. Sì, però questo fanno parte di quei pass che ogni pass lo paghi quando un gioco. Ho tre pass, spendere 50€ alla fine. Poi Stranded Deep, ma nemmeno a 1€, sinceramente. Vabbè, l'abbiamo provato con PlayStation Plus, un'esperienza bruttissima. Sappiamo che ovviamente è stato fatto da pochissimi sviluppatori, tuttavia comunque è incluso nel Now, l'hanno dato gratis col Plus, quindi se volete provarlo, deve piacere molto il genere, però giocare in terza persona è orribile, in prima anche il suo perché. In terza non si può vedere. No, comunque no, assolutamente, non lo consiglio. Poi Jump Force 9,79€ senza nessun pass. Vabbè, questo già è abbastanza buono come prezzo. Poi Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, quindi con tutti i DLC, 13,99€, questo è un buon prezzo. Anche se più giù ho visto che c'è anche la collection che li include tutte e tre, più o meno allo stesso prezzo. Allora, aspettate con noi la fine del video, non correte a comprarlo che non si sa mai. The Other Worlds 19,79€, un prezzo giusto per il titolo, soprattutto se vi volete avvicinare alla serie in vista del secondo che dovrebbe uscire l'anno prossimo.
Sì, però questo è tipo stile Fallout. Dark Souls Remastered, questo finalmente è sceso a un prezzo che comunque considero giusto. Cioè io non lo andiamo a comprare perché io vorrei prendere la trilogia, visto che ci manca anche il 3. Però se vi manca solo questo, 9,99€ è veramente un ottimo prezzo. Puoi sapere potere, 9,99€ invece di 19,99€. Se volete divertirvi con gli amici, è un buon prezzo anche perché è carino come gioco. È un gioco che si gioca con il cellulare. Sì, della serie Playlink avviata e abbandonata, però l'idea era buona, peccato che non hanno più sostenuta. Ah, Overcooked All You Can Eat è il... In pratica è l'edizione PS4 con upgrade a PS5 che include tutti, che include sia l'1 e il 2 e tutti i DLC. Perciò questa è proprio ottima, a metà prezzo. Come detto, noi sospettiamo che questa andrà nei giochi del Plus entro la fine dell'anno. Però una cosa che diciamo noi. Vabbè, diventiamo anche noi quegli insider che ti buttano le notizie e ci ingannano, no? Però comunque 20 euro invece di 40 è un ottimo prezzo, soprattutto perché il 2 questo costa pure 15 euro, quindi sì, questo sta. È proprio un ottimo prezzo. L.A. Noire 20 euro, questa è la remastered di L.A. Noire per PS3. Il prezzo in realtà è alto perché il gioco è molto vecchio, quindi il gioco è bello, però il prezzo è troppo alto. Più giusto invece il prezzo di Little Hope a soli 15 euro. Questo comunque è uscito l'anno scorso. A ottobre sempre. Però 15 euro è proprio un gran bel prezzo. Mentre la serie completa di Walking Dead è buono 35 euro perché si parla comunque di 4 giochi. Però in realtà no, esagerato un po', secondo me 35 euro per questi 4 giochi. I primi 3 sono pure vecchissimi e costano veramente poco. E poi sono quasi tutti in inglese tranne il primo che è in italiano. Yu-Gi-Oh! Questo qua, se vi interessa Yu-Gi-Oh! 16 euro è un ottimo prezzo, anche se segnalo che proprio ieri notte hanno annunciato un nuovo Yu-Gi-Oh! Per PS4, PS5, Switch, Xbox, per tutto il mondo in pratica. Quindi meglio aspettare che esce quello a questo punto. Poi questo gioco Lego di Jurassic World, questo 12,79€ invece di 39,99€, pure un buon prezzo. Anche se noi non l'abbiamo mai provati, ci dobbiamo ancora avvicinare alle serie Lego. Però prima o poi ci avvicineremo e li porteremo tutti sul canale perché sono tutti giocabili in coop, quindi molto adatti per il nostro stile. La trilogia di Spyro a 13,99€, questo è un buon prezzo, sono 3 giochi. Remake ovviamente, sono quindi all'incirca meno di 5 euro a gioco. Sì, quindi questo è straconsigliato. Abbiamo Yakuza Like a Dragon a 38,99€. E ormai questo è lo stesso discorso di Sekiro, si è fermato a questo prezzo, cioè non proprio, perché Sekiro ormai, perché sarà eletto gioco dell'anno. Invece Yakuza è uscito più o meno l'anno scorso e non è mai calato. No, però diciamo in questo caso comunque considerate che c'è anche l'upgrade PS5, quindi comunque ha il suo perché. Il gioco poi a noi è piaciuto tantissimo, che è stato anche tra i nostri giochi dell'anno 2020. Sì, questo è proprio straconsigliato, però magari quando cala un po' di prezzo, giusto un po'. Dark Souls 3, basta vedere queste 4 sezioni per capire che è diviso tra tutti i DLC, sempre consigliato acquistare la collection, la trilogia di Dark Souls, che trovate tutto con tutti i DLC inclusi. Sì, sicuramente. Uncharted 4, solito prezzo da PlayStation It, ovvero 10 euro. Beh, il gioco è stupendo, quindi... Se proprio vi manca, acquistatelo. Acquistatelo, oppure se lo trovate fisico, è la stessa cosa. Più o meno quello è il prezzo. Sì, ormai sì, quello è. Bloodborne, stesso identico discorso di Uncharted 4, 10 euro e così. Eccola, collection... questa qua. Questa allora è ottima, cioè proprio è un prezzo perfetto, considerando che... sono più o meno 7 euro a gioco, va? 6-7 euro a gioco, comunque sono tutti e tre i Tomb Raider con tutti i contenuti aggiuntivi che sono varie armi, roba varia, comunque 20 euro, 3 giochi, da tutto. Ah, abbiamo indicato Ancestor the Humankind Odyssey, che... Questo abbiamo fatto un gameplay bellissimo, però vabbè, 15,99€ è un po' caro, cioè... Ah, l'idea del gioco è molto bella, è interessante, graficamente pure è fatto bello. In pratica è l'evoluzione dell'uomo. Però è un po' complicato e fa molto ridere con quelle cose che succedono con queste scimmie. Però tutto all'inizio, perché poi si evolve. Vabbè, noi non abbiamo visto oltre. Abbiamo poi Until Dawn a 10 euro, un prezzo fisso per il gioco. Sì, ormai questo è il prezzo standard che ha il gioco, quindi... Se non lo comprate adesso, lo potete comprare anche la prossima volta, perché tanto a questo prezzo va. Però dovrebbe essere anche lui incluso nella Plus Collection, eh? Poi il gioco di Uno,
Però vabbè, questo è più adatto per Switch, visto. Ma uno chi? Uno, il gioco di carte 1. Ah, questo è il gioco di uno. Uno come individuo. No, vabbè, ma Bugsnax ha un prezzo sconsigliatissimo di 17,59€. Il gioco è carino, però ovviamente di base sta a 22. Vabbè, ma poi è molto per, diciamo, per bambini, dai, in questo caso, si vede. Vabbè, sì, comunque è un gioco da 5-7€. Sì, sì. Per quanto noi dobbiamo ancora completarlo, La collection di Jak and Dexter, che Jak and Dexter, per chi non lo sa, fa parte sempre di quei giochi tipo Sly, Ratchet & Clank. Comunque quei giochi andavano molto forti su PlayStation 2 e che ancora hanno trovato spazio in queste nuove generazioni. Io questo l'ho giusto provato un po' su PlayStation 2, ho giocato i primi, forse la remastered su PS3 un po' di più. Comunque sono 4 giochi, l'ultimo dovrebbe essere un gioco solo di corse automobilistiche. 5€ a gioco è un prezzo che ci sta tranquillamente. Sì, sì. Remnant 20€, per me no. No, troppo. Il gioco è carino, è molto giocabile, non è tanto macchinoso, però è un po' brutto da vedere perché è molto vecchio di grafica, molto stile PS3. Quindi se vi incentrate molto sulla grafica, saltatelo. No, vabbè, ma non è nemmeno nulla di che, quindi no, 20€ è troppo. Questo fa parte sempre dei giochi Lego, la collection di Harry Potter, 20€ sono... In sostanza dovrebbero essere 8 giochi. Ah, sono tutti i giochi di Harry Potter. Tutti i film, in sostanza. Cioè, sono, non so se sono 2 giochi. Questo lo prendiamo, allora. Questo, però io questo li voglio sempre fisico, è quello il fatto. Ah. Comunque 20€ però riacchiere tutti i film. La prima parte da 1 a 4, la seconda parte da 5 a 8. Questo comunque è carino se vi interessano i giochi Lego. Dragon Ball FighterZ è anche un gioco molto bello da fare in compagnia, pure da giocare così in estate con amici. 9,80€ è un prezzo molto giusto, anche se senza pass. Devil May Cry 5 versione PS4, 20€, è un prezzo giusto per il gioco, però dipende se vi piace molto la serie e il genere. Poi Uncharted The Lost Legacy, 9,99€ invece di 19,99€, è un buon prezzo in digitale. Ed è il prezzo fisso in realtà sia digitale che fisico, quindi in base alle vostre preferenze, digitali o fisici che siano, scegliete un po'. Però 10€ comunque un ottimo prezzo, difficilmente andrà sotto questa cifra. Outlast 3,79€ è un prezzo bassissimo, quindi se vi manca proprio questo, volete avvicinarvi, acquistatelo. Però di solito si trova la collection a poco più. Sì, si trova la collection che include sia il 2 che il DLC del 2, quindi conviene sempre quella. Dimmi chi sei, stessi identici del discorso di sapere e potere, proprio dalle stesse identiche parole. Cambiare solo il titolo di Mickey 6 con sapere e potere. Sono sempre giochi divertenti da fare in famiglia con amici. Mad Max l'ho giocato anni fa. Devo dire che nonostante le varie critiche, comunque è stato un gioco divertente con una storia anche abbastanza interessante. E 7€ li merita tutti. Ah, ecco, poi qui abbiamo un bundle che fa un po' sfigurare il bundle, cioè il Far Cry 5 detto poco fa. No, però guarda, c'è questo che è proprio buono. Questo è ottimo. Questo è ottimo perché in pratica vi include Far Cry 5 più tutti i DLC, più Far Cry New Dawn con le varie contenuti aggiuntivi della Deluxe a soli 24€. Questo è proprio un prezzo ottimo. Sì, questo è da prendere assolutamente. Così come Man on Medan a 9,90€. Se non l'avete giocato è un prezzo che comunque ci sta. Sì, sì. Anche se ne siete arrivati adesso nel 2021, non avete mai giocato né Man on Medan, Little Hope, vi consiglio di prendere la collection che include House of Ashes, Little Hope e Man on Medan, che costa 50€ e li include tutti e tre. Sì. Che esce ad ottobre. Poi Sapere e Potere, sempre stessa cosa, questa però è l'espansione. Quindi non funziona se non avete Sapere e Potere originale, da segnalare questa cosa. Final Fantasy XV, tutto il pacchetto che ci sta, ovvero sta Final Fantasy XV Royal Edition, che include tutto, a 17,50€. Poi penso il Royal Pack sia solo... No, Royal Edition, il Royal Pack in pratica è l'espansione da aggiungere a Final Fantasy XV Standard. Final Fantasy XV Royal Edition invece include Gladius, Innis e Prompto come DLC, ma non include Ardyn. Ardyn lo dovete comprare a parte e costa 2,49€, è un prezzo bassissimo. Sì, sì. Controlli invece, non ho segnato i prezzi delle due espansioni, potete comprare la Season Pass a 7,50€, che è un buon prezzo se avete la standard di controllo. A noi porta non disponibile perché possediamo la Ultimate, quindi ti vieta di comprare. Allora, Dragon Quest 11, per quanto il gioco tutti quanti dicono che è bello, 26€ è un prezzo altissimo per un gioco così vecchio.
Watch Dogs 2, 14 euro, lo sconsiglio. Però questa non è... non è quell'edizione vecchia, è quella la, l'edizione nuova. Però è la stessa edizione con un qualche DLC in più. Comunque costa troppo, 26 euro. E Watch Dogs 2 invece ve lo sconsiglio perché ci ho giocato niente di che proprio. E 14 euro vi fate un mese di Now e ve lo giocate lì insieme ad altri giochi. Buon prezzo invece Kingdom Come Deliverance, la Royal Edition che include tutti i DLC, a 10 euro. Questo ci sta... tranquillamente. Sì, sì, questo sì. Mentre Final Fantasy 10, 10 2 Remastered, 15 euro comunque è un ottimo prezzo. Che considerando che sono due giochi. E che il prezzo vale, già solo il 10 vale il prezzo, il 10 2 è un extra. Poi il 10 proprio in questi giorni ha fatto 20 anni. Quindi... il 19 luglio. Sherlock Holmes noi l'abbiamo provato ma non ci è piaciuto, quindi ci asteniamo dal consigliarlo. E Overcooked 2 è una truffa. Sì, perché come detto sta All You Can Eat allo stesso identico prezzo, 20 euro, però include anche tutto il primo, con tutti i DLC del primo. Poi abbiamo Outward, che se non lo conoscete è un gioco fantasy, gioco di ruolo, molto difficile. Non vi guida su nulla, vi abbandona proprio perché è molto realistico, quindi... quello volevo dire, che è molto realistico, quindi non vi aiuta in nessun modo. Dovete anche mangiare, dormire, bere, al cesso non si va. Però comunque dovete mangiare, dormire e bere. Noi l'abbiamo comprato al day one su, ho pagato 40 euro. Comunque in verità sono soddisfatto dell'acquisto perché ci siamo fatti due risate. Magari un giorno lo riproveremo anche. Il gioco comunque è stato sicuramente migliorato con diversi aggiornamenti. Ne parliamo nel 2018, eh? Sì, sì, infatti. E sono usciti anche questi vari bundle che però non abbiamo mai acquistato né provato. Outlast 2, 6 euro. È un prezzo che ci sta. Prezzo ottimo invece 10 euro per Untitled Goose Game. Ah, proprio consigliatissimo allora. Ricordiamo che da settembre dell'anno scorso si è aggiornato ed è giocabile anche in coop locale, locale. E noi abbiamo fatto anche la serie completa e la recensione che trovate sul canale. Anche se perché ultimamente ho visto che a 15 euro si trova anche l'edizione fisica che include dei gadget carini. Quindi se volete il fisico, meglio, cioè se preferite il fisico è meglio prenderlo fisico. Sì, sì, assolutamente. Mentre la trilogia di Naruto, che si collega a quell'altro Naruto visto, però questi sono i primi tre ed è una remastered, questi tre costano 8 euro. Pensate che io al tempo, quando ero proprio fan sfegatato di Naruto, li ho comprati tutti quanti a 70 euro l'uno. Quindi ora 8 euro tutti e tre, 8 euro invece di 210, è un ottimo prezzo. Questa si scrive Odyssey, no. Cioè Origins voglio dire. 15,39 euro è un po' alto. No, no, è alto, anche perché in passato è sceso anche 10 euro digitale. Sinky City, lo posso sconsigliare questo prezzo, 34,99, perché fisico è sceso anche a 9,99, quindi no assolutamente no. Infatti è un prezzo assurdo, penso abbiano fatto qualche errore. Poi abbiamo Frantix, che è un gioco sempre della serie Playlink, non l'abbiamo mai provato, però 10 euro quasi quasi lo prendiamo. Magari lo giocheremo sempre con Linda. Vediamo, vediamo, dipende cosa si fa. Overcooked il primo, questo qui come detto 3,19€ in questo caso è un buon prezzo. Però non hai DLC né niente, quindi il discorso è sempre quello. Se vi piace la serie prendete All You Can Eat. Andando avanti abbiamo Kingdom Hearts 3 a 21€ che va nella sezione truffa. Soprattutto perché ormai il fisico costa fisso 13€. Sì, infatti è troppo esagerato. Mentre un prezzo volendo un po' più buono è il DLC Remind a 22,50€. No, anche se è troppo alto, perché tanto normalmente sta a 29,99€, quindi non è che... Vabbè, è uno sconto proprio misero, proprio a dire te lo metto un po' scontato, però se proprio vi interessa tanto, tipo io lo vorrei giocare questo DLC, però lo vorrei pagare al prezzo che mi aspettavo già dal day one, ovvero 10€. Quindi resterò in attesa ancora per un po'. Il remake di Destroy All Humans 23,99€. È un prezzo un po' alto secondo sì, me. Un prezzo molto alto rispetto a quello che... cioè, diciamo 15 euro, già un prezzo più giusto. Esatto, 15 euro è un prezzo giusto. Mentre un prezzo buono per un gioco che abbiamo giocato di recente in coppa, anche se fuori dietro le telecamere, quindi non abbiamo fatto nulla, anche se presto faremo un gameplay. Bellissimo questo, 13,19€, ve lo consigliamo tantissimo. Anche perché ha un giusto grado di difficoltà, quindi noi ci siamo divertiti proprio. A parte il boss finale. Vabbè, quello sai, spoiler però. Però comunque, questo consigliato però se puoi giocarlo in coop locale o online, perché in singolo secondo me perde molto. In coop invece già è diverso. Moving Out l'abbiamo provato, 12,50€, è un prezzo un po' alto secondo me per un gioco che è molto
Sullo stile di Overcooked, però gli manca quella grinta in più. No, questo è troppo alto. 5 euro è il prezzo giusto. Final Fantasy 9 a 10,50 euro. Il gioco li vale perché è molto bello. Però vi deve interessare molto. Però questo è in italiano e non è una sorta di... non è neanche una remastered vera e propria, perciò è molto stile vecchio. Se vi piace questo, e se non l'avete giocato, questo diciamo lo ammazza un po' il fatto dello stile, cioè supera il gradino dello stile vecchio, perché è un po' molto fiaboso come genere, quindi non sembra, sembra una grafica fatta apposta. Beh, un po' come la remastered di Zelda, di questo Zelda Skyward Sword. Thank you.